Io rappresento in questa conferenza stampa sia il Partito Socialista Europeo che Sinistra Ecologia e Libertà, che a Santa Maria Capua Vetere sono federate. Quello che è avvenuto è sotto gli occhi di tutti. Probabilmente il più vergognoso atto di trasformismo politico e speculazione politica che sia mai stata perpetrata, io ritengo, non solo a Santa Maria. Questo momento però, oltre a quello dello sdegno, a mio avviso deve essere anche quello là della riflessione serena, della prospettiva. Ovviamente su quello che è avvenuto bisogna dire due parole. Per circa 4-5 mesi noi abbiamo affrontato responsabilmente, come Partito Socialista, come Sinistra e Libertà, come Partito Democratico, un'estenuante trattativa con il sindaco, cercando di fargli capire che in politica contano le forze politiche, conta il modo in cui si arriva alla decisione politica, conta che maturino all'interno delle forze politiche le decisioni, ma questo è stato del tutto inutile. Inutile per un motivo, come dire, endogeno e uno esogeno. Uno, perché il sindaco ha una difficoltà strutturale a confrontarsi con la politica, con tutto ciò che faticosamente viene fuori dalla discussione, dal dibattito, dal confronto. Per lui le forze politiche sono un orpello, sono qualcosa di intollerabile dal punto di vista del confronto. Questo ha creato sicuramente una difficoltà. Un altro aspetto della questione deriva insomma, dalla malafede con cui è stata condotta l'operazione ed è stata concepita l'operazione. Perché nel momento in cui noi abbiamo fatto 1 milione di proposte per superare la crisi amministrativa, dopo che abbiamo fatto svariate proposte per riuscire ad arrivare ad una maggioranza politica che fosse percepibile e identificabile in maniera chiara come centro-sinistra a Santa Maria, il sindaco dopo 24-36 ore sforna una giunta di centrodestra con quella che lui ritiene una maggioranza. Significa che l'operazione è stata meditata e condotta da tempi ben più remoti ed è stata condotta, secondo me, a partire dal periodo precedente alle elezioni regionali, quando il sindaco, senza neanche informare o comunicare alle forze del centro-sinistra, Partito Democratico, Partito Socialista, l'Italia dei Valori, iniziava una trattativa per l'ingresso in giunta dell'UDC, che mentre a Roma fa un po' il salto della quaglia e la politica dei due forni, anche se i forni sono molto di più, a Santa Maria, in Regione Campania e in provincia di Caserta, è chiaramente schierata con il centro-destra. Iniziava questo dialogo con l'UDC senza avvertirci e noi dicevamo: guarda, il metodo è sbagliato, facci confrontare come forze politiche, se si dovesse arrivare ad un accordo politico e programmatico possiamo fare l'operazione. Niente, lui continuava. Subito dopo le elezioni regionali, il sindaco, inopinatamente, senza comunicare nulla alle forze politiche, attribuì un assessore al nuovo Partito Socialista, una forza politica chiaramente di centrodestra, tant'è vero che esprime il presidente della Regione Campania. A quel punto il chiarimento, diciamo, diventava già superfluo perché ormai si era capito che il sindaco era obiettivamente manovrato da personaggi non del livello sammaritano, con qualche sponda dei soliti noti sammaritani. Quindi l'operazione che è venuta a compimento è un'operazione meramente di potere, anche perché è composta da soggetti che, diciamo, si trovano a loro agio solo in questo tipo di operazione. Perché se dovesse essere un'operazione di tipo politica, anche se la si vuole affrontare come ribaltone, si vuole criticare ferocemente, ma ci si vuole trovare un minimo di obiettivo e di senso politico, uno potrebbe anche spendere qualche ragionamento e qualche parola. Non c'è nulla di tutto questo. È un'operazione di potere che non conduce a nulla se non a determinare un consenso personale a pochi soggetti, che poi ritengono di potersela spendere o a Santa Maria o da qualche altra parte. Quindi di questo stiamo parlando. Quello che io ritengo fondamentale è che in questa città le ultime vicende, il dato politico fondamentale è che le ultime vicende hanno compattato il centro-sinistra,
noi siamo qui a parlare un linguaggio univoco, non dico le divisioni, ma non c'è più, diciamo, una dialettica come c'era quella del come c'era potuta essere fino a qualche tempo fa. Quindi se questa operazione è servita a qualcosa, è servita a questo, è servito a farci confrontare sempre di più come forze del centro-sinistra, a farci pervenire a decisioni insieme, a farci riflettere sui passi necessari, a farceli condividere. È stato lui, ha iniziato quando parlava. Stavo dicendo piove, governo ladro, ma... Ok. Quindi, un altro messaggio... Governo, regione, provincia e comune. Un altro messaggio io ritengo sia fondamentale dare a tutta la cittadinanza, a tutto l'arco delle forze politiche sammaritane, è che in questa città, indipendentemente dal centro-destra e dal centro-sinistra, noi dobbiamo metterci bene in testa che ci sono persone che fanno la politica per passione, per valori, perché ci credono, rimettendoci il tempo, i soldi, la fantasia, tutto quello che volete, indipendentemente dalle forze politiche a cui appartengono. Ed esistono persone che con la politica non c'entrano nulla e che sfruttano solo la politica per arrivare a determinati obiettivi di tipo personale. Noi come città e come forze politiche nel loro insieme dobbiamo tracciare una linea di demarcazione e non permettere più a queste persone di incidere sul futuro e sulle scelte di questa città. Dico questo anche pensando a quei consiglieri comunali, quegli esponenti politici del centro-destra che non si sono prestati a questa operazione, a cui va la nostra doverosa stima. E io concludo qui.